Maltempo killer in Calabria, il vento e la pioggia che ieri si sono abbattuti sulla nostra regione hanno causato, oltre che danni ingenti, anche un morto nel Crotonese. La vittima è Giuseppe Talarico, 54 anni, emigrato in Svizzera, era tornato a Mesuraca per festeggiare il 18° compleanno del nipote. Salito sul tetto dell'abitazione per verificare i danni causati dalla burrasca, è caduto mortalmente. Sempre a Crotone, un uomo è stato colpito da un albero sradicato dalla violenza delle raffiche che hanno raggiunto i 170 km orari in Sila, i 160 a Tropea, i 100 a Reggio Calabria vicino allo stretto. Colpito anche il catanzarese. A Botricello è stato scoperchiato il palazzetto dello sport e i tetti di diverse case e si è reso necessario l'intervento della municipale per evacuare un istituto comprensivo. Sospesa ieri anche la circolazione ferroviaria tra Simeri e Catanzaro Lido per la presenza di cavi Enel sui binari. Le raffiche hanno causato in tutta la regione la caduta di pali dell'illuminazione pubblica, pannelli solari, alberi, impianti pubblicitari, insegne. Danni anche agli impianti PubliM, azienda leader del nostro gruppo editoriale. E il maltempo non ha risparmiato il Cosentino. Ad Altomonte una scuola è stata evacuata. Chiuse oggi le scuole di ogni ordine e grado di Rossano Calabro, colpita anche la fascia ionica reggina, in particolare i comuni di Condofuri, Brancaleone, San Lorenzo e Palizzi, Tiziana Bagnato per la CNews 24.